quali novità? Allora, novità, cambiamenti di personaggi della Giulia, perché le Giulie vanno cambiate, vanno rinnovate per dare nuova linfa, per cui non nella Giulia degli editi che rimane diciamo tutto uguale, ma nelle altre Giulie ci sono dei cambiamenti, delle sostituzioni che potete vedere poi sul discorso del nostro sito nuovo che presenteremo. Questa è proprio una novità anche, il nuovo sito che è www.premiochiaro.it, che è stato realizzato con una nuova configurazione, ma soprattutto sarà gestito direttamente dall'associazione, per cui noi abbiamo da ormai da 2 anni e più Valentino Piccinelli che ci aiuta nella gestione del sito, che ci aiuta anche nella gestione diciamo delle creatività, e il fatto di poter risparmiare. Quest'anno è un anno di risparmio. Io risparmio su determinate cose, su altre non potevo risparmiare. Tra l'altro, per esempio, abbiamo aumentato il premio Chiara Editi. Il premio l'anno scorso era 4.000 euro e l'ha fatto portare a 5.000 euro, per cui un premio solo per il vincitore. Novità, il premio Chiara Bimbi. Daremo oggi, faremo la notizia di un premio che è per le scuole elementari dei comuni che hanno aiutato l'anno scorso il premio Chiara, per cui il comune di Varese, il comune di Azzate, Gazzada Schianno, Luino e Tradate. E questi comuni, le loro scuole elementari, hanno avuto una scatola omaggio con un libro e un pupazzo da realizzare come animale, e dovranno fare un racconto. Tutto questo avviene diciamo entro il mese di aprile, e la serata finale è il sabato 28 maggio alle Ville Ponti, e realizzeremo anche uno spettacolo teatrale adatto proprio ai bambini. Perfetto. Dai. Okay. Grazie.